Eccomi qua, stavo cercando la possibilità di poterla condividere, ma non ci riesco. Che cacchio è successo con YouTube che non riesco a capire come si fa a condividere? Non riesco a capire, vabbè, la condivido dopo. Vedete, io faccio questo piccolo intervento per dire che siamo primi nonostante giornalisti come Marco Igino, Marco Festa, De Vito, come si chiama lui, non Claudio De Vito, e Concetta Festa in Arte Titti. Voi adesso non dovete soltanto pensare che siamo primi e dimenticare. Ricordatevi, e lo dico agli altri giornalisti, le discussioni nelle conferenze stampa, dove Titti Festa, infervorata evidentemente dal suo compagno di trasmissione, anche se vista da pochi o quasi nessuno. Ben infervorata, non facevano nient'altro che attaccare Giovanni Bucaro dalla mattina alla sera, cercando di coinvolgerlo in discussioni che potessero, secondo la mia valutazione, metterlo in cattiva luce nei confronti del tifo. Credo che sia il momento per cui, a parte qualche tifoso di Vendicano, amico di Taccone e di quel giornalista di Roma che non si sente più Avellinese, definita da me marmaglia calcistica, definita da me lo scarto del tifo avellinese, adesso debbono avere le palle di chiedere scusa a Giovanni Bucaro. Ma non vi preoccupate, Mario Barisano sta qua, non sparisce, hanno fatto bloccare coppa YouTube con una cretinaggine. Io avevo messo la fotografia di quel romano là, di quello che dice che si sente romano e che parla, scrivendo il mio curriculum, perché poi gli amici si sono scatenati. Ho fatto per 16 anni il direttore di un'emittente, la più importante di Avellino e provincia, che ha tirato fuori gente come Criscitiello, Pasquariello che sta Rai 3, come Caggiano che è un pezzo nella Rai, con tutta la gente. Ho fatto vedere di che cosa sono valido, non della sopravvivenza facendo le trasmissioni, caro Marco Ingino e Concetta Festa in Arte Ditti. Voi dite che non avete preso soldi da Taccone, e chi mi dice che non è vero, che sia vero che avete preso soldi? Non ci credo che avete preso soldi, ma comunque le vostre trasmissioni camminavano con le pubblicità di Taccone e degli amici di Taccone dietro, e di questo dovete dare risposta ai tifosi. Avete difeso Taccone contro i veri tifosi dell'Avellino Calcio. Ma non vi preoccupate, non finisce qua. Io sarò continuamente e costantemente. Ah, lo voglio dire a Concetta Festa in Arte Titti. Vedi, Concetta, io quando mi rivolgo a te, mi rivolgo con nome e cognome. Se non faccio il nome e cognome, cerca di non soffrire, pensando che tutto quello che io dico sia riferito a te. Non sei tanto importante. Mi dispiace per te, ma non sei tanto importante. Io mi chiamo Mario Barisano e sono il giornalista più importante di questa provincia. Tu per me vali zero, 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 insieme a Marco Ingino che è sotto zero e sotto zero, e insieme a quelli di Roma che senza le amicizie Mancino e di, come si chiama, Gianfranco Rotondi, non credo che senza quelle amicizie sarebbe arrivata a quella, ma ci sentiremo, non vi preoccupate.